Ciao ragazze, nuovo outfit. Sto succhiando una caramella, non vi preoccupate, non me ne ero accorta che ce l'avevo ancora in bocca e ho iniziato a girare lo stesso. Allora, ho messo questi orecchini che sono con la croce, poi questa collanina che ho preso in bigiotteria, sono quelli che si arrotolano. Poi volevo farvi vedere questo nuovo acquisto che è una maglietta molto fine, è un misto lana viscosa, l'ho presa al 70% di sconto ed è della Yes Miss, il negozio della mia zona. Poi mi allontano, l'ho abbinato con questa è una canotta, ho messo questa canotta sotto la maglia perché è una maglia trasparente. Questa maglia ha queste toppe argentate e ha il cappuccio, devo poi tagliare l'etichetta perché è brutta. Adesso vi faccio vedere nell'insieme come l'abbino. Ah, vi faccio vedere il cappotto. Questo cappottino qua, molto abbastanza leggero, l'ho preso da Runway un po' di tempo fa e non l'ho potuto mettere fino adesso perché era troppo leggero per la stagione, e adesso invece è perfetto. Ha la cerniera, guardate, ma li avete visti a centinaia su internet, praticamente ce l'avevano tutte. E poi questa borsa qua con le borchie, perché ho anche le scarpe con le borchie. Adesso vi faccio vedere l'inquadratura all'insieme. Allora, questo è l'insieme, come vedete sono un paio di pantaloncini, così, non è che sono fissata con i pantaloncini, però li metto, sono molto più comodi delle gonne. Poi l'ho abbinato con questo paio di stivaletti con le borchie, che si accompagnano bene alla borsa con le borchie, e questo è l'insieme. Ok, adesso se ho tempo in questo video ci attacco un altro outfit, magari con una gonna e con qualcosa di colorato. Comunque questa maglietta mi piace, poi va bene per queste mezze stagioni. A dopo, ciao. Ciao ragazze, allora il nuovo outfit attaccato di nuovo a questo video. Vi faccio vedere come ho abbinato questa maglietta che non è proprio un crop top, però ci siamo quasi. Vabbè, adesso vi faccio vedere anche gli orecchini, guarda che belli questi, proprio da gitana, da zingara. Sono enormi ma sono leggerissimi. Collana niente, ho messo questa maglia, ah, si vede reggiseno, non ho messo niente sotto, ma va bene lo stesso. Ho messo questa maglietta qua che è di mango, molto molto leggera. Poi l'ho abbinata a questa gonna che ho preso ai saldi, vi ricorderete sicuramente da motivi, sicuramente come se fosse una cosa assicurata che guardate i miei video. Come no? Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, questa è una gonna lunga, allo spacco. Lunga, lunga, giusta, perché io se non metto queste scarpone col mega taccone praticamente me la pizzico per terra perché è un po' lunga. Comunque la gonna, anche questa, c'è una leggera sottogonna ma è un po' trasparente. Va bene giusto per questa stagione. Allora, l'abbino con questa giacca di pelle perché io lo trovo una cosa che può andare bene, abbastanza aggressivo come look, un look grunge, come si dice. Ecco qua, questa giacca di pelle l'ho presa da Prima Donna e va bene assolutamente per questa stagione. Borsa metterò sempre la stessa. Adesso cambio inquadratura, vi faccio vedere l'inquadratura per lungo. Questa è l'inquadratura nell'insieme. Come vedete la gonna è veramente veramente lunga, lo spacco penso che dovrebbe arrivare un po' più su, però a me, visto che non sono una stangona, come dice, sono sulla media, ma non sono né bassa né alta, con le scarpe, con queste zeppone sotto, riesco a camminare, a gestirmela bene, ad avere una lunghezza che possa andare bene. La borsa, lasciamo sempre questa qua con le borchie, perché con la giacca di pelle, secondo me, sta bene. E ditemi voi quale
Qual è il look che preferite fra il primo e il secondo? Quale dei due mettereste? E basta, solo quello. Sì, a vostro gusto. Poi io metto queste cose abitualmente, per cui per me uno vale l'altro, nel senso che ci sono dei giorni che mi sento più vestirmi più così, ci sono dei giorni che mi sento di vestirmi con i pantaloni corti, poi metto molto spesso i jeans, dipende un po', vario tantissimo, non ho proprio uno stile ben definito. Ecco, io vi saluto, video breve per essere sempre in compagnia e così e farvi vedere cose nuove. Ciao, al prossimo video!